PEGI 18. Cribaccio di Barta. La strada verso la faglia era lunga e faticosa, ma sentivo che era vicina. Non ero la prima pedina che Savannah aveva incontrato. Da bambino ne aveva vista una con il padre. Sebbene avesse visto la pedina, con la sua strana espressione priva di emozioni, non aveva mai capito cosa fosse. Giungemmo alla faglia. Era giunto il momento per Savannah di crearsi la propria pedina. Quando Savannah toccò la faglia, i ricordi dei tempi felici in cui era con suo padre gli inondarono la mente. Con sua grande sorpresa, la pedina era stranamente somigliante a suo padre. Savannah decise che il suo nome sarebbe stato Sald. Le pedine esistono in qualsiasi mondo. Vengono create alla faglia da un Arisen o evocate dal mondo in un altro Arisen. Avevo trovato una pedina adatta a Savannah, quindi mi preparai a tornare attraverso la faglia. Savannah non poté credere ai suoi occhi. Prima una pedina che sembrava suo padre, ora una pedina da un altro mondo. Questa pedina era conosciuta con il nome di Queens. Dissi a Savannah che Queens, come tutte le pedine, lo avrebbe servito a qualunque costo e che se fosse morta, l'Arisen avrebbe potuto farla tornare in vita. L'Arisen aveva riunito le sue pedine ed erano molto potenti. Per uccidere il drago avremmo dovuto viaggiare fino all'insediamento Manami, la capitale del mondo sotterraneo. Consumato dalla vendetta, Savannah si diede alla caccia al drago, le sue pedine appena dietro di lui.